Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e bentornati nella mia auto. Oggi sono qui per mostrarvi un prodottino, un gadget per auto che forse potrebbe interessare a tanti di voi. Sto parlando dell'ILC OBD 2. Si tratta in poche parole di un sistema di diagnostica completo della nostra automobile che ci permette in pochi secondi di conoscere lo stato del filtro antiparticolato, dei sensori, la temperatura dell'olio e anche di visualizzare ed eventualmente resettare eventuali errori di elettronica e centralina, permettendo di risparmiare quindi qualcosina tra meccanico e officina. La confezione non ci dice poi molto, a parte il QR code nella parte posteriore per scaricare la applicazione. Esistono decine, forse centinaia di applicazioni dedicate a questi dispositivi. Io ho scelto questo perché è il migliore come rapporto qualità-prezzo, costa davvero poco, sui 15 euro da Amazon, e vi lascio il link qui sotto in descrizione video. Questo è il modello Wi-Fi, secondo me il più comodo in quanto si connette al nostro smartphone o eventualmente al nostro computer tramite connessione Wi-Fi. Beh, sembra un'enorme chiavetta USB. E come si installa? È difficile? Assolutamente no ragazzi, ve lo mostro subito. Tutto quello che dovrete fare sarà connetterlo alla presa OBD2 della vostra automobile, presente praticamente in tutte le auto dal 1996 in poi. Solitamente è posta sotto il volante, vediamo se riesco a farvela vedere, eccola qui, e quindi ci basterà andare a spingere come se fosse una chiavetta, ragazzi. Ecco fatto. Solitamente tutte le automobili hanno questa porta sotto il volante, però qualche auto potrebbe essere un po' diversa. Per sicurezza comunque cercatela tramite il manuale di uso e manutenzione della vostra auto. Come vedete il LED rosso si è già acceso ad indicare che la porta OBD2 della nostra automobile fortunatamente funziona. Quindi ora dovremo prendere il nostro smartphone e connetterci al Wi-Fi della nostra chiavetta enorme OBD2 e andiamo a connetterci a Wi-Fi OBD2. Ecco fatto. E vi consiglio di utilizzare questa applicazione Car Scanner, che non ha una grafica bellissima ma è davvero molto molto completa. Facciamo connetti e andrà a connettersi automaticamente alla nostra chiavettona, che come vedete sta lampeggiando. Comunque questa è solo una delle tante applicazioni, ce ne sono davvero tante, queste sono solo alcune che vi consiglio, però sul Play Store e su Apple basta che cerchiate OBD, ne trovate centinaia. Ora andiamo ad accendere la nostra automobile ed ecco che la nostra chiavetta inizia già ad inviarci dei dati, quali i giri dei motori, la temperatura, la velocità. Proviamo a dare gas. Guardate, è praticamente in tempo reale. Questo è il cruscotto e tramite l'applicazione potrete andare a personalizzarlo con gli elementi che volete. Ora vi mostro i vari indicatori che ovviamente cambiano da auto a auto. La mia auto è piccola, quindi non ce ne sono molti, però potete già vedere che la scelta è già molto molto grande. L'aggiustamento miscela, giri motore, anticipo d'accensione, temperature aria aspirate, posizione valvola a farfalla, rapporto carburante aria, posizione acceleratore, iniezione, insomma ci sono davvero tantissime possibilità di visualizzazione. Proviamo ad esempio a selezionarle tutte, vediamo cosa ci viene fuori. Ecco, ovviamente un grandissimo elenco di tutto lo stato del nostro motore e della sua elettronica. Abbiamo anche l'elenco di tutti i sensori della nostra auto. Da qui errori possiamo visualizzare ed eventualmente ripristinare, pulire, resettare errori dell'elettronica, una cosa molto utile e richiesta che i meccanici si fanno ben pagare. Ci sono anche tanti aspetti che io non conosco, come ad esempio questo. Possiamo anche ad esempio misurare la velocità dell'accelerazione, quindi da 0 fino a 120 km orari, test per le emissioni. E insomma ragazzi, c'è davvero di tutto. Vi faccio vedere anche, andando a disconnetterlo, la versione demo con un'auto con tutti i sensori attivi. Sono davvero un'infinità, guardate, c'è davvero da perderci la testa. Proviamo a farci un giro ragazzi, vediamo quali valori va a leggere. Ho attivato il registra schermo,
spero stia funzionando. Non posso distrarmi anche se qui non c'è nessuno. Ok, speriamo che non scivoli di nuovo tutto. Andiamo piano piano. Ok, mettiamo la freccia e accostiamo qui. Allora, abbiamo il carburante consumato, il consumo istantaneo, il consumo medio, il prezzo del carburante, la velocità media, il voltaggio, stato di test, del resettaggio parametri, valore di calcolo carico motore, temperatura liquido raffreddamento, aggiustamento miscela, giri motore, pressione collettore di missione. Insomma, ragazzi, ha raccolto in pochi metri davvero un'infinità di informazioni. Inoltre, ragazzi, nulla vi vieta di utilizzarlo in modalità cruscotto con delle impostazioni che andate a decidere voi, quindi magari collegandolo con una calamita alla vostra automobile per tenere, speriamo che la telecamera non cada, dicevo, per tenere sempre sotto controllo i valori della nostra automobile, in quanto è tutto completamente personalizzabile e secondo me è molto molto comodo e molto molto figo e costa anche poco. Bene ragazzi, e questo era l'ILC OBD2, secondo me un sistema di diagnostica molto comodo, molto utile per la vostra automobile che costa davvero poco e funziona molto bene. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, parliamone insieme. Se avete dubbi o domande non esitate a chiedere. Se volete acquistarlo vi lascio tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video. Ovviamente in descrizione video trovate anche il link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, TechBest Deals, il nostro gruppo Facebook e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! E infine ragazzi, se volete supportarci vi ricordo che tutti i nostri video sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto. Io vado via perché questa è una zona un po' brutta di sera, al buio, quindi torno a casa, spero. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!